Buongiorno, sono Lia Coniglio e coordino la sede Istat per la Lombardia. Frequentemente si associano al contesto economico lombardo le imprese manufatturiere o quelle dei servizi, le banche e la finanza, ma la Lombardia ha anche un'anima agricola. Basta pensare alle aziende vitivinicole dell'Oltre Po Bavese o della Valtellina, alle aziende zootecniche della Bassa o alle risaie della Lomellina. L'anima agricola della Lombardia ha bisogno di un aggiornamento ed è per questo che vi invito a collaborare rispondendo al questionario del censimento per l'agricoltura che è in corso e restituendo il questionario. Sono previsti più possibilità di risposta e si può compilare il questionario online, si può andare presso un centro di assistenza agricola oppure rivolgersi al numero verde. Ovviamente in tutti questi tre canali è tutelato il segreto statistico. Chiediamo informazioni sul conduttore, i suoi familiari, il conto del sismo e tutti i cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni. Ovviamente si parla di coltivazioni, di allevamenti, di titoli di possesso dei terreni, della manodopera impiegata. Sono tutte informazioni importantissime che, una volta ottenute, saranno in grado di fornire un quadro statistico informativo esaustivo della struttura del mondo rurale, regionale e locale. La rilevazione arricchisce il patrimonio informativo già esistente nel comparto ed è la base essenziale per le future politiche del settore. Sono le aziende stesse che contribuiscono alla costruzione dell'azienda, della realtà e delle nuove tendenze. E vi dicevo, la Lombardia agricola Lombardia si compone di più di 75.000 aziende agricole. Nonostante il periodo di crisi, la produzione della Lombardia ha tenuto, anzi è anche leggermente aumentata. La Lombardia eccelle per quota di superficie irrigabile, per densità di bestiame per ettaro, per numero di bovini, per numero di suini e quindi sono tutti numeri che dobbiamo vedere di confermare oppure di segnalare le eventuali variazioni. Per l'agricoltura, il settore agricolo è un settore tradizionale, potremmo dire, però ha dentro di sé moltissime innovazioni e la Lombardia sicuramente ne è una testimonianza. Grazie a tutti della compilazione e arrivederci al prossimo censimento.